Ragazzi, ciao. Allora, scusate se il video di oggi è uscito un po' più in ritardo, ma ho dovuto fare delle cose che capirete dopo. Allora, lo scorso episodio di Road to Max, ragazzi, ha superato i 500-600 mi piace. Quindi dai cazzo, superiamo i 350 mi piace per un altro episodio che sarà molto figo. Vi faccio vedere cose fighe. Dopodiché, ragazzi, altra cosa, ho riattivato, ristabilito la pagina Facebook, che vi lascio qui in descrizione. Comunque si chiama Mattini, ovviamente andate lì e metteteci mi piace. Se no, vengo lì, vi tronco le gambine e mi mangio... Cazzo mi mangio, boh. Vabbè, comunque sia, ragazzi, andate a mettere mi piace. Quindi vi lascio alla intro, che dai. E ci vediamo dopo nel villaggio. Ok ragazzi, allora eccoci nel villaggio. Allora, novità molto esaltanti potrebbero essere questa, che sono riuscito a portare questa torre a livello 8, ora la porterò su, e dopodiché fra un giorno mi finisce il cannone a livello 9, e poi vabbè, ho portato questa qui a livello 5 e la metterò subito a livello 6, così che ce l'avrò tutte e tre al 6 e farò un bordello di nero. Dopodiché fra un'ora finalmente mi finisce la prima inferno al 2 e nerderò come un maiale oggi per riuscire a mettere questa qui al 2 pure questa. Dopodiché ho messo un altro arco X a fare al 4, mentre questo qua mi finisce fra 3 giorni. Veramente ragazzi, i tempi di attesa sono veramente proprio, ti sfondano. Ho 103.000 di nero che voglio aspettare per farci la regina al 12 e... Vorrevo fare, non so se farò la ghiaccio al 2 oppure la terremoto al 2, vedremo un po', sarà un po' un ambarabacci ciccocò, tre troiette sul comò. Va bene, e quindi ragazzi adesso vi faccio vedere una cosa che ieri sera quando sono tornato a casa ho detto: toh, manca tipo 20 minuti di scudo, attacchiamo e poi spengo, vado a letto, tanto mi attaccheranno sul municipio come al solito. Ragazzi, cioè, ho trovato veramente, cioè proprio vi faccio vedere... Boom, questo qui che era un abbandonato micidiale, ragazzi, vi faccio vedere il replay perché c'è proprio veramente... Cioè, lo sapete che io non troverò mai, cioè non troverò, non trovo quasi mai villaggi del genere che sono veramente proprio completamente pieni. Era anche abbastanza forte, ho dovuto usare tutte le pozioni, ma ragazzi, cioè vedete, 4298 di nero più 300 di bonus, una cosa proprio, cioè, da seghe, veramente da seghe, cioè proprio io ero nel letto ed ho fatto boh. Comunque si è attaccato con i giganti e l'angelo, ho dovuto usare le pozioni perché c'aveva le torri dell'arciere al 12, i maghi al 77, cioè veramente mi facevano un male cane, ragazzi, e quindi ho dovuto usare tutte le pozioni anche per pulire le difese aeree, così poi potevo buttare l'angelo. Alcuni spaccamuro purtroppo mi sono morti, ma hanno facilitato l'entrata dei giganti, ragazzi. Ho buttato una furia così che pulisse ogni cosa qui delle difese aeree, che ce n'aveva 37, no vabbè scherzo, ce n'aveva 4. Comunque sia, sono riuscito bene o male a pulire tutte le difese che poi potevano dare noia ai barbari e agli arcieri. Ho buttato il re barbaro alla legina così che intanto iniziassero a pulire. C'aveva i reali anche abbastanza alti, ragazzi, al 14, però non è stato un problema, anche se mi rompevano il cazzo ai giganti. Meno male c'era la cura, però la regina rompeva abbastanza le scatole. Poi ho buttato qualche arcerino per pulire un po' tutte le risorse, ma bene o male il re barbaro è andato a sinistra, la regina è andata a destra, quindi è stato abbastanza facile pulire. Ero già abbastanza soddisfatto del bottino che avevo già fatto, cioè un rigirio di parole impressionante. Comunque sì, ragazzi, metto un po' più veloce perché tanti giganti crepano veramente fra pochissimo. Poi qui ho deciso, buttiamo tutti i barbari così che entrano dentro e aiutano la regina a pulire un po'. Il re barbaro di qua ha proprio completamente pulito tutto. Io speravo arrivasse al nero, ma non c'è arrivato purtroppo, ragazzi. Però comunque sia, adesso butterò tutti i restanti barbari e i restanti arcieri quassù nell'angolino. Ora, se si sbriga il mio io del passato come al solito a buttarli, eccoli qua. Li butterò tutti qui che comunque entrano dentro, mi fanno la prima stella e mi prendono il municipio, e poi puliscano tutto il nero che ce n'è rimasto, che veramente, ragazzi, ce n'è rimasto un bordello assurdo. La cinta regina, che cazzo dici? Cioè, proprio, comunque, era sempre in vita e è riuscita a pulire tutto qua, e gli arcieri e i barbari hanno preso il municipio. E comunque, ragazzi, ci siamo portati a casa un bel bottino. Metto per 4 perché sennò diventa noioso, e pam, bello è fatto, proprio mi sono addormentato proprio di...
Ah, che culo che ho avuto. Infatti, guardate qua, un bottino esaltante. Speriamo oggi di trovare altri tipi del genere, così faccio prestissimo a fare la seconda Infernal 2. E quindi, per questo secondo episodio di Road to Max, spero vi sia piaciuto. Devo un po' togliere un bel po' di ostacoli perché ce n'ho veramente tantissimi. Comunque sia, ciancio alle bande, da Martini è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Passate dalla pagina Facebook che è in descrizione, come vi ho già detto, da Instagram. E da Martini è tutto, ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Yeah.